E arriverà Natale, anche quest'anno arriverà. Una comunità energetica dove io, il mio dirimpettaio, magari una famiglia che neanche conosco, messi insieme produciamo energia, la condividiamo, risparmiamo e magari diventiamo pure amici. C'è anche una proposta di legge firmata al Movimento 5 Stelle che ha organizzato una serie di incontri, l'ultimo a Pescara, per farla conoscere. Io sono un cittadino abruzzese di una città qualsiasi. Cosa dovrei fare per aderire a questa iniziativa, a questa forma di risparmio energetico? Okay, allora, la domanda è semplice ma ha una risposta più complessa. In realtà ci sono tante strade. La strada che noi abbiamo previsto nella legge è quella di usufruire di soggetti aggregatori che normalmente possono essere i comuni o potrebbero essere enti ecclesiastici o anche gruppi di cittadini, fondamentalmente delle associazioni oppure degli enti locali. Noi tramite il nostro capogruppo Francesco Taglieri nel 2021 abbiamo presentato una legge regionale che per istituire le comunità energetiche. È stata subito copiata dalla maggioranza, il centrodestra, che ha presentato un altro provvedimento, una delibera giunta, e poi tecnicamente si è arrivato a un testo unificato, quindi un testo condiviso. L'unico problema è che purtroppo Regione Abruzzo non ha stanziato le risorse necessarie e quindi mancano le coperture economiche per far camminare questa legge. Quindi c'è ancora da fare molto, noi stiamo comunque battagliando chiedendo risorse economiche. Questi cittadini si autoconvocano e iniziano come? La funzione delle comunità energetiche è quella di permettere di condividere l'energia che essi stessi, i cittadini, riescono a produrre attraverso del fotovoltaico, del microeolico, impianti a fonti rinnovabili. Questo dovrebbe permettere in un tempo non infinito di riuscire a ridurre le bollette energetiche. Noi abbiamo messo in atto due linee di intervento. Una, quella emergenziale immediata, chiedere subito fondi a Regione Abruzzo per tamponare e aiutare le famiglie a pagare le bollette. Ma naturalmente il Movimento 5 Stelle non si limita ai provvedimenti emergenziali. La nostra legge per istituire comunità energetiche rappresenta la nostra visione, la nostra programmazione, un intervento a medio e lungo termine. Ecco, mi auguro che presto anche in Abruzzo, come in altri posti, anche il Comune di Pescara già sta attivando una comunità energetica, una società partecipata di Regione Abruzzo, ecco, si faccia presto perché c'è bisogno di una legge regionale che funzioni. Ci sono comuni che stanno percorrendo questa strada? Ce ne sono diversi, il Comune di Pescara ho visto che si sta attivando, c'è il Comune di Sulmona che anche sta realizzando una CER, ce ne possono essere anche altri in futuro, noi speriamo che ce ne siano altri.